ringraziare i geologi, l'ordine dei geologi della regione Campania e della regione Molise. Un ringraziamento a chi ha voluto questo evento, in particolare a Vincenzo Cirillo, che con entusiasmo sta portando avanti questa delega, con la quale c'è molto da fare, sulle molta competenza, innovazione, creatività e voglia di mettersi in gioco, che lo sta facendo. Un ringraziamento particolare ai due presidenti della Campania e del Molise, ai relatori, alle relatrici e a voi tutti. È un tema che mi interessa molto, devo dire, a me sia come sindaco della città metropolitana, ma anche come sindaco di Napoli, quindi magari con qualche titolo che credo possa essere utile anche alla discussione. Il primo, abbiamo approvato da qualche giorno in maniera definitiva, anche molto rapido in quest'Aula, il piano strategico della città metropolitana. Si tratta di un piano di complessivi 300 milioni di euro di investimenti su tutti i 92 comuni della città metropolitana, parliamo di 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% della nostra campagna. Tutte le linee di investimento vanno nella direzione delle infrastrutture, la difesa dell'ambiente, il dissesto idrogeologico, il verde, lo sviluppo, insomma un piano davvero di grandissimo spessore, il primo in Italia, votato quasi all'unanimità, con l'unanimità di tutti i sindaci. Ovviamente questo non fa notizia perché non si legge, non lo trovate questa cosa sui giornali, è una cosa importante, è una grande opportunità e ovviamente la direttiva che ho dato, che è stata raccolta da tutti e mi fa piacere che lo possa dire anche qua, che per quanto ci riguarda gli ordini professionali, i cittadini tutti, le associazioni, le università, insomma la comunità e le comunità devono essere protagoniste di questo percorso, perché questa è un'opportunità che il nostro territorio non ha mai avuto. Tra l'altro noi abbiamo coinvolto i sindaci a proporci i loro progetti, quindi non sono progetti calati dall'alto. Secondo tema, la nostra città, qua parlo della città di Napoli, ma stiamo portando la nostra idea anche in città metropolitana, ha puntato sin dall'inizio sui beni comuni. E ovviamente i beni comuni, il primo è l'acqua, perché il corpo umano di cui si è parlato è fatto del 70% di acqua. Voi ricorderete come me, nel 2011 ci fu un referendum si espressero tanti italiani, 27 milioni e 500 mila italiani dissero che l'acqua doveva essere pubblica. Pubblica significa di tutti. Napoli ancora oggi è l'unica città italiana a distanza di 8 anni dal referendum che ha attuato quel referendum, ha trasformato l'azienda, la società per azioni in azienda speciale tutta pubblica e la gestione dell'acqua di Napoli, che tra l'altro è tra le più controllate d'Europa, è tutta pubblica. Non è un fatto ideologico. A parte che è anche un fatto utile, perché noi facciamo bilanci utili, addirittura abbiamo aperto due sorgenti, una in Siria e una in Palestina, ma soprattutto in momenti di crisi idriche non sarà una multinazionale che deciderà se l'acqua deve andare a Posillipo o a Forcella, sarà il sindaco di Napoli insieme all'azienda di cui si assume la responsabilità davanti ai suoi cittadini. E non ci siamo fermati qui, perché l'acqua senza la terra, appunto, ce lo insegnate voi, non è un connubio che funziona. E recentemente, da Vincenzo, primi in Italia abbiamo approvato sia come Comune di Napoli che come città metropolitana una delibera di visione strategica che si chiama ossigeno bene comune, cioè significa che un po' tutti gli asset della materia del Comune di Napoli e della città metropolitana devono avere come visione il contrasto ai cambiamenti climatici dal basso. Notizia di oggi, 47 gradi in Australia, 3 milioni di ettari di foreste, boschi e terreni che sono andati bruciati. Quindi chiaramente noi che possiamo fare piccolini rispetto ai grandi strateghi del mondo, dai Trump ai Putin, siamo dei piccolissimi, siamo delle formichine, però noi siamo dell'idea che dalle comunità e dalle città dei segnali si possano dare. E quindi abbiamo provato a dare delle indicazioni, vi ricorderete l'incendio devastante del Vesuvio del 2017, la città metropolitana in realtà non ha competenza sulla riforestazione se non una competenza residuale. In attesa dei finanziamenti promessi dai governi nazionali e dai governi regionali, l'unico finanziamento a terra che ha prodotto anche dei risultati concreti come l'apertura di alcuni sentieri, la riforestazione eccetera, l'ha fatto la città metropolitana. Ma non lo dico perché dobbiamo prenderci dei meriti o dobbiamo avere degli applausi, semplicemente perché riteniamo che in questo momento storico bisogna provare a interpretare il diritto in maniera costituzionalmente orientata e quindi provare a mettere in campo quelle risorse che magari prima vengono sperperate o andando in mille rivoli a beneficio dei beni comuni e in particolare la terra, così come la cultura che ha molto a che vedere con questo convegno. E noi non avremmo potuto mettere i soldi della cultura, lo sapete?
perché il legislatore, tra le varie materie della città metropolitana, si è scordato o volutamente non ha messo la cultura. Noi l'abbiamo messa lo stesso, perché il legislatore ha messo lo sviluppo e noi abbiamo interpretato il diritto in maniera tale che sviluppo senza cultura è come se non ci fosse sviluppo. Qualcuno può dire che è un sotterfugio, è un artificio, è un'interpretazione creativa? No, è un'interpretazione estensiva del diritto. Il diritto non è un bancomat, non è che metti la carta e ti esce sempre la stessa moneta in relazione all'importo. Se non interpreti il diritto, il paese si ferma. Noi non avremmo proprio potuto iniziare a governare, perché il debito del comune di Napoli è talmente pesante che tu ti saresti dovuto arrendere. Quindi questo io lo dico sempre, è un invito, no? Dicevi smart city, innovazione, agricoltura. Io ogni volta che ho parlato con qualcuno di agricoltura al comune di Napoli, e anche qua, campo sindaco, ma con tutti i problemi che teniamo, tu diventi a pensare all'agricoltura. Ma l'agricoltura è fondamentale. Io ho scoperto facendo il sindaco che Napoli insieme a Vienna sono le due città in cui c'è la maggiore produzione di vino. Cioè, sono andato a visitare molte aziende della mia città, della nostra città, perché di Napoli moltissimi sono giovani. Lo sapevate che Napoli, non sono i dati del comune di Napoli, è terza in Italia per start-up giovanili? Ma vogliamo fotografare questa cosa interessante? Che abbiamo superato Torino e Bologna, che hanno ben altri finanziamenti, fondazioni, banche che finanziano i processi produttivi. Sono molti ragazzi che stanno investendo senza un euro di finanziamento pubblico. Questa cosa va colta e molti di questi investimenti stanno proprio nel settore delle smart city, dell'innovazione, dell'agricoltura, della difesa della terra. Se aspettiamo che i governi e i parlamenti comincino ad attuare l'articolo 9 della Costituzione che dice la Repubblica tutela il paesaggio e promuove la ricerca, siamo finiti, perché io che sono un appassionato di letture degli atti normativi, costituzionali, perché l'ho fatto sempre da giurista, andatevi a leggere i bilanci, non voglio dire gli ultimi anni, sennò sembra che uno fa la politica della contingenza, gli ultimi 20 anni, facciamo in questo modo, dove tutte le forze politiche hanno governato il nostro paese. Vedete l'Italia rispetto agli altri paesi europei e mondiali quanto investe sulla ricerca. Abbiamo due primati, ultimi per investimenti sulla ricerca, primi sulle armi. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea in termini di risorse che mette in campo per armi. Quindi voglio dire, se aspettiamo quello, siamo fermi. Allora vediamo che cosa si può fare dal basso. Con mille difficoltà, mi fa piacere che c'è il presidente degli agronomi, perché il termine agronomo a me mi mette da una parte ansia, dall'altra speranza, perché il comune di Napoli è rimasto senza un agronomo e noi dovremmo contrastare i cambiamenti climatici, effettuare i censimenti degli alberi, fare le potature, affrontare le tempeste, la terza città d'Italia senza un agronomo, perché l'età media del nostro comune è 61 anni. Ci dissero che con la quota 100 avremmo ricompensato con i giovani che entravano, io ovviamente, se oggi le porte sono aperte, aspettiamo ancora i giovani che non riescono ad arrivare. A fine anno avremo 4 agronomi. Questo però lo dico non come alibi, perché io voglio esortare tutti i miei assessori, lo dico in maniera ossessiva, lo dico anche a Cirillo, lo dico a tutti, fate protocolli d'intesa, fate convenzioni. Saluto il direttore Lorito, il quale si mostrò subito disponibile con tutti gli ordini professionali. Non può essere un alibi il fatto che tutti hanno disinteresse per la messa in sicurezza del nostro paese. L'abbiamo dimostrato in questi tempi. Quando si fa squadra, quando si mettono insieme le risorse umane, si può arrivare lontano, anche con poche risorse economiche e anche con poco personale. Se invece ognuno rimane nel suo orticello, nel suo cortile, io sono il comune, tu sei l'università, tu sei l'ordine professionale, non andiamo da nessuna parte. Perché se pensiamo che queste questioni dei beni comuni verranno affrontate dall'alto, io sono profondamente pessimista. Tutte queste questioni devono essere affrontate da chi sta sui territori, di chi vive le ansie, le speranze e anche i sogni. Allora, ora ci sono anche le risorse economiche. Io ho messo la clessidra ogni giorno vicino all'assessore Alberto, cioè a Cinisananze, perché noi finora non avevamo un euro, ma teniamo 20 milioni di euro. Di cui abbiamo messo una quantità enorme di risorse per la riforestazione, che si può arrivare a 3 milioni di alberi nella città metropolitana in 2 anni, ma bisogna farlo rapidamente, bisogna farlo bene, bisogna farlo con gli agronomi, con gli architetti del paesaggio, con la sovrintendenza, non fare gli errori di 100 anni fa, bisogna rimettere a posto tutte le alberature, fare un rapporto tra urbanistica, spazi urbani e persone, così come la gastronomia, il contrasto a chi inquina la terra con la chimica, c'è l'alternativa. E chiudo dicendo, ma pensate quanto lavoro noi potremmo creare se invece di continuare a
rincorrere il consumismo universale o la svendita o le privatizzazioni selvagge che poi arrivano alla privatizzazione anche dell'etica dell'essere umano e del corpo. Un altro poco, puntiamo invece sulla valorizzazione, sulla preservazione, sulla tutela, sulla messa in sicurezza dell'Italia. Ma come si fa a non capire che noi potremmo aprire cantieri ogni giorno non per speculare, non per consumare suolo, non per distruggere, ma per mettere in sicurezza dalle foreste ai monumenti che se ne cadono a pezzi, ai ponti che se ne cadono, alle spiagge che vengono mangiate? È così evidentemente semplice che nessuno lo fa. Qui, dove abbiamo tanti problemi, tante difficoltà e pochi soldi, io devo dire andiamo in controtendenza. Quindi noi siamo molto contenti di riuscire a coinvolgere quanti più professionisti è possibile, quante più associazioni, reti civiche, cittadini, per la tutela di quelli che sono i beni comuni: acqua, terra, aria. E dobbiamo tornare ad Aristotele, l'agorà, come questa aula in cui si decide insieme, il coinvolgimento della gente, la rivendicazione dei diritti rispetto agli enti sovraordinati, le regioni, i governi nazionali e l'Unione Europea. Da quando sono bambino, sento lì, io ho letto da Gramsci in poi, la questione meridionale, la questione meridionale, la questione meridionale. Se pensiamo che la questione meridionale ce l'affronta il governo di turno a Roma, zero. La questione la dobbiamo affrontare noi. E anche la difesa dei nostri territori, perché si crea un'economia circolare, si crea lavoro, si crea sviluppo che mette al centro la persona, articolo 3, secondo comma della Costituzione. Io credo che noi ce la possiamo fare, andare in controtendenza e dimostrare che il recupero dei suoli, l'agricoltura urbana, i beni comuni, la collettivizzazione, gli usi civici, la rigenerazione urbana, non sono parole che trovi sui testi universitari o sui libri di grandi scrittori, sono robe che si possono fare. È difficile. Io ci ho messo un mese e mezzo per trovare un notaio che facesse la trasformazione dell'aria in SPA dell'acqua in ABC, perché ogni notaio che contattavo, anche amici veri, Luigi, è una bella idea, ma non c'è stato un precedente, come si fa? E invece poi l'abbiamo trovato, un notaio, tra l'altro un notaio anche che viene da altra esperienza politica, è stato senatore di Forza Italia e lui è stato contentissimo perché mi hai fatto fare una cosa che io non pensavo mai nella vita. Sono il primo in Italia, il primo notaio che ha trasformato sull'acqua, quindi si può fare. E incredibilmente si può fare anche utile. Quindi io sono molto contento di questa iniziativa perché credo che dalla terra ne dobbiamo partire, dall'acqua, dalla difesa del territorio, e il nostro sud, la nostra Campania, la città di Napoli, l'area metropolitana ha talmente tante risorse che finalmente ce ne stiamo accorgendo che si può creare economia, si può creare sviluppo, si può creare lavoro, i giovani possono investire, hanno tante idee. Tu hai parlato di agricoltura digitale, voglio quante cose si possono fare, purché davvero chiudo, non si continua a inseguire quel dogma del pensiero unico, dell'iperliberismo, del turbocapitalismo, del consumismo universale. Questa è roba che facilita e favorisce solo un piccolo gruppo di persone, mentre invece noi dobbiamo diffondere e creare quel potere diffuso e quell'economia circolare, quell'economia diffusa che arriva ovunque e va contro le oligarchie, quindi una visione orizzontale e non verticale della società. Quindi io ci tenevo anche personalmente, in giornate effettivamente complicate, a portare il mio saluto e il mio apprezzamento per questa iniziativa, e come sindaco della città metropolitana e anche sindaco del comune di Napoli sono sempre attento a tutte le vostre istanze, al lavoro che fate, e siamo disponibili a metterci in gioco per sfide nelle quali crediamo.